Ragazzi, siamo qui, distanti ma vicini, perché oggi abbiamo appena ricevuto una di quelle notizie bomba, 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 per cui abbiamo dovuto stoppare a fare quello che facevamo e siamo sentiti e abbiamo detto ok, dobbiamo parlarne. Ne parliamo brevemente perché in realtà la ciccia arriverà tra qualche tempo, però già soltanto il fatto che esista questa operazione, che noi potremmo chiamare Operazione Pigliatutto, Operazioncina giusto? piccolina, dopo diciamo le cifre, una stupidaggine. Una fesseria. Vi ricordate quando abbiamo appreso che Microsoft stava acquisendo Bethesda e tutta una serie di studi? Zenimax, sì. Zenimax. E abbiamo pensato, cazzo, vabbè, hanno finito i soldi. Hanno fatto sta manovra, adesso sono rimasti poveri. Rimasti. Mangiano pane e cipolla. Allora, la manovra con Zenimax era una manovra piccola da 7 miliardi, una robetta. Questa Sì. con Activision Blizzard è una manovra piccola da 70 miliardi. 68,5, però tanto ormai arrotondiamo per eccesso. 68,5, diciamo che con quello che tu hai scartato, per essere un po' più preciso, io potrei campare 26 vite facendo il maiale senza fare un cazzo. Però facciamo finta di torniamo sul pianeta Terra, ok? Torniamo sul pianeta Terra dove si parla di mensilità da 1.000 euro, ok? Più o meno il pianeta nostro è questo. E tipo quando prendi il crudo di Parma, anziché quello di Mastro Bottegar dell'Eurospin, già ti senti un po' principe. Noi da consumatori possiamo soltanto festeggiare, nel senso che sapete cosa significa? Noi sappiamo che Sony ha degli ottimi team che sviluppano delle esclusive di altissimo livello e abbiamo sempre un po' perculato Microsoft per la scarsità di contenuti esclusivi originali. Forse, non dico quest'anno perché queste sono cose che vanno per le lunghe, ma nei prossimi 2 o 3 anni potrebbero finalmente equipararsi a livello di esclusive Sony e Allora, Microsoft. parliamo anche del pacchetto che si portano a casa, ok? Perché forse Sì. uno non si rende tanto conto, no? Activision, Blizzard, Detti così. si portano a casa World of Warcraft. Così, una robetta da poco. Tutta la saga di Diablo, tutta la saga di COD, Overwatch, de devo continuare. Cioè, Dio santo, io solo sta non. roba qua, solo sta roba qua facevano brand a sé stanti, eh. Cioè, se poco poco Microsoft decide di piazzare tutti i Call of Duty, almeno quelli fino all'anno scorso, a buffo su Game Pass, voi avete una vaga idea, uno, di quanta gente torna su COD, e due, di quanto potente sia questa mossa per far vendere abbonamenti. Avete una vaga idea. E parlo solo di COD, Cioè, eh. quello che stiamo vivendo è un momento magico nel mondo dei videogiochi. A quanto pare, leggendo quella, tutto questo ecosistema che stanno creando quelli di Microsoft lo stanno facendo per creare una sorta di metaverso dedicato ai videogiochi. Non so che cosa c'hanno in testa da qui a 20 anni, ok? Fatto sta che ad oggi Microsoft diventa la terza azienda più grande per capitalizzazione dedicata ai videogiochi. Prima c'è Tencent, che è cinese, quindi c'è tutta una serie di robe che non stiamo qui a dire. Poi c'è Sony e sotto c'è Microsoft. Quest'anno Microsoft è già da ormai diverso tempo, dall'uscita della serie X, direi io, Sì, ha sì. detto ok. Il mondo dei videogiochi non, cioè, siamo impari con Sony. In questo momento ha deciso proprio di alzare l'asticella e di dire Sony, mo ti veniamo a bacchettare. Facendo così, cioè, si sta creando. Come quando stavamo a scuola e si facevano le fazioni, no? Chi si piglia di Giovanni dell'Orso? Me lo piglio io perché bravo in porta. Chi si prende. Chi si vende Roberto Dalti? Me lo prendo io perché quello indifeso sta. Stanno facendo questo. Chi c'è rimasto? EA. Electronic Arts. Chi se lo piglia Electronic Arts? Perché a questo punto. Ma in realtà anche lì già ci siamo. Cioè, il punto è che
con Sony stanno lavorando alcuni player molto importanti dello sviluppo, attenzione, perché un conto è dire Santa Monica, un conto è dire Blizzard. Cioè, non si tratta di comprare uno studio, forse Microsoft non sta comprando sviluppatori. Activision è un publisher enorme e va sotto Microsoft. E quella è la cosa che fa paura, ragazzi. Sta comprando tutta una realtà videoludica e non. Perché con tutte queste realtà arriva una tonnellata di... Pensa soltanto al merchandising. Comprati solo il reparto merchandising. Vai là, prendi il portafogli e comprati solo il reparto merchandising di Blizzard. Da quello che ho letto, cioè Microsoft non è che è arrivata là, ha detto: senti, quando costa sta aziendina, te la prendo al ribasso. Microsoft l'ha comprata al rialzo del 45% delle azioni. Cioè, se così fosse, e ripeto, io parlo a livello di mercato, no? Pensate che uno venga vicino a voi e vi dica: ok, la tua azienda vale 100.000 euro, io te ne do 145.000, ok? E tu non è che te ne vai a fare in culo, tu lavori per me, quindi continui a lavorare, percepisci lo stipendio, non ti preoccupare, vieni in una famiglia un po' più grande, cresciamo insieme. Cioè, uno che ti dice così ed è il leader del mercato in qualche modo, che non è il leader del mercato videoludico, sicuramente è il leader del mercato altrove, però è una persona riconosciuta per fare le cose decentemente, tu che fai? Ti tiri indietro oppure dici: cazzo, è un'opportunità? È un'opportunità, soprattutto quando poi Microsoft ti dice: guarda che io so quello che ha fatto Scalebound, vieni con me. No, a prescindere dagli scherzoni, qui si parla del futuro. Microsoft ha messo un paniere enorme perché sa che per sostenere il Game Pass ad oggi non è sostenibile, perché significa che si perdono tutti quanti gli acquisti al day one, si perde un sacco di roba, a meno che tutti quanti quelli che fanno i giochoni non te li porti a casa, e così tutto il bacino di utenza che prima pagava il gioco al day one adesso paga un abbonamento mensile a Microsoft. La verità è che Microsoft ha capito una cosa, secondo me. Il Game Pass è bellissimo, è troppo bello per essere vero. E infatti, per essere sostenibile questo modello, non dico che debba esserci un Game Pass in ogni casa, ma quasi. Ok, dobbiamo essere veramente tanti. Come si fa ad essere tanti? Devi sparare al bersaglio grosso, e quindi ci devi mettere dentro Bethesda, ci devi mettere dentro Blizzard, ci devi mettere dentro tutto il roster Activision. Secondo me Microsoft si è avvicinata a quello che potrebbe essere il vero modello di Game Pass, cioè un Game Pass in ogni casa, perché non costa una sega, diciamoci la verità. Ci si sono avvicinati e secondo me ci vorrà un po' prima di andare sopra, cioè andranno in pari per un po'. Ma ci vorrà un bel po' pure per andare in pari, eh. Cioè, guarda che queste botte qui, cioè, in contanto, cioè, non è che dici ti pagherò. Uno viene là, ti scrocca 70 miliardi sul piatto, ti dici: tiè, è un come? Tiè, te li pigli, vieni con me, dai. Ed è normale che è un'occasione da non perdere, però, cioè, questa è una roba buona per i nuovi videogiocatori. A prescindere da ste manovre di mercato a destra e a sinistra, ma cazzo, vuol dire che devono fare qualcos'altro per arrivare alla pari, altrimenti sta battaglia, e noi l'abbiamo detto l'anno scorso che Microsoft sta vincendo, 2021 è di Microsoft, chi dice il contrario non ha capito un cazzo. Esatto. Il 2022 costa mossa, si è rimessa in gioco, perché in effetti tra un po' Sony sarebbe arrivata con delle mazzate catastrofiche, sarebbe arrivata con Horizon, sarebbe arrivata con God of War, e poi ci sono altri giochi che sono attesi, che comunque sono importanti, ma quest'anno è diverso e da oggi pomeriggio è molto più diverso di prima, perché Microsoft non si è fatta trovare come un pulcino bagnato. Secondo me la vecchia generazione ha portato un sacco di riunioni intorno a un tavolo. Questa volta nessuno si era drogato, però, e in casa Microsoft si sono decise delle cose specifiche per vincere la battaglia, o comunque per riuscire a tenere testa, perché nella scorsa generazione, secondo me, Microsoft non era nemmeno in gara.
No, non era in gara, l'abbiamo detto. Cioè, ma noi siamo l'ago della bilancia. Noi siamo quei bambini che dove si trovano, non trovano, cacciano l'uccello e pisciano. Perché siamo così, siamo ingenui al punto giusto, non ce ne frega niente da una parte o dall'altra, diciamo come stanno le cose. Ecco, quest'anno Microsoft piscerà in testa a tutti quanti e non c'è nulla da fare. Se non è quest'anno, diciamo che quest'anno se la batteranno. Sì, quest'anno sì. E sarà l'anno prossimo, sarà quello dopo ancora. Cioè questa pietra miliare che hanno messo qui e hanno fatto un acquisto per 10, cioè a questo punto mi viene da pensare che quando hanno preso Bethesda con tutto il gruppo Zenimax hanno detto ma facciamoci, cioè sai cos'è, iniziamo qui, vediamo come va. È andata bene e insieme a Activision Blizzard si portano dentro tanto know-how, quindi tanta conoscenza in più. Microsoft fa cacà con la piattaforma Xbox Companion lì, fa schifo. È orribile. È una cosa orribile. Mentre quella del Battle.net è molto molto migliore come piattaforma. Quindi per quanto mi riguarda, se si uniscono anche queste conoscenze, beh, si va in una direzione molto importante. Questo potrebbe anche spiegare come mai l'applicazione Xbox per PC è in beta da 49 anni, fa sempre schifo, fa ancora schifo, non riconosce nemmeno gli hard disk su cui la installi. E questo potrebbe spiegare perché fa così schifo, perché a un certo punto hanno smesso di svilupparla perché hanno detto ok, ci conviene magari comprare questi e usiamo la loro. Sì. Cioè secondo me è per quello. Però porco due, se ci avessero avvisato e avrebbe stemmiato un mesetto di meno. Tu che dici? Ma vabbè, avrebbe bestemmiato lo stesso. Però che cazzo, 70 miliardi li spendi di là, spendi 10 euro in più per fare un... Per sistema Xbox per PC, mi rendo conto. Però, però diciamo che a questo punto gli do il beneficio del dubbio. Mentre prima, sai, vabbè, Bethesda non è che sia rinomata per fare le cose fatte proprio tecnicamente bene bene, è rinomata per altro, però adesso io il beneficio del dubbio glielo do, perché Blizzard sa il fatto suo, Activision sa il fatto suo ad anni alterni, questo non è l'anno di Activision, soprattutto no, per quanto riguarda Call of Duty, COD, però il fatto suo lo sa. Si porta dietro un sacco di conoscenza. E soprattutto il fatto che è arrivato questo Microsoft, ha sbattuto i soldi sul piatto, ha detto oh, dai che si fanno le cose fatte per bene, non fa scappare gli sviluppatori, perché altri sviluppatori se avessero acquistato al ribasso sarebbero volati via, no? Invece là vuol dire che tutti ci guadagneranno da questa partnership. Io sto cominciando anche a pensare ai Moon Studios, ovvero lo studio che ha realizzato Ori and the Will of the Wisps e Ori and the Blind Forest, che tempo fa disse no, la prossima volta non facciamo un'esclusiva perché vogliamo che il gioco arrivi a tutti. Secondo me oggi stanno piangendo intorno a un tavolo perché se fossero rimasti esclusivi di Microsoft sarebbero rimasti. Non è ancora detta l'ultima, eh? Non è ancora Dici? Detta. Sì, non è ancora detta l'ultima. Magari arriva Microsoft... Oh! Sai che c'è? Volete fare un bel gioco? Te. Cioè, bisogna vedere dove sta puntando Microsoft. Non sappiamo quali saranno i piani futuri. Magari ci vuole tutti in faccia con ste HoloLens, perché loro stanno fissati con ste HoloLens a giocare, a videogiocare nella realtà aumentata. Sì, ma magari si muovessero a fare una cosa fruibile che posso comprare anch'io. Allora, da qua a 10 anni non vedremo cose fruibili al 100%, soprattutto da Microsoft. Però si vede quanto stanno puntando al futuro. Cioè stanno proprio puntando al domani, stanno puntando a quello che ci sarà e non al piatto oggi. Cioè è un'azienda... che ormai lato gaming, anche con Steve Ballmer, che a quanto pare c'ha i coglioni, c'ha proprio le balle, si sta consolidando sempre di più verso, non oggi, non l'uovo oggi, ma la gallina che ti sforna una serie di uova a propulsione e tra quelle uova magari ti esce pure quello dorato. Eh sì, ma credo che almeno nel primo periodo ne vedremo di uova dorate, anche perché Microsoft sta in sordina esattamente dallo stesso tempo
di Sony, cioè nel senso, a parte Halo che è uscito adesso ed è un'esclusivona, un giocone grosso, e comunque sia uno di quei giochi che ti fanno dire cazzo sto Game Pass però che roba ci mettono sopra. Io trovo che gli ultimi giochi che hanno dato con il Game Pass fossero molto buoni, molto molto buoni, a parte Halo, anche gli altri giochi che hanno inserito erano molto buoni. Cambierà la percezione del Game Pass quando usciranno Horizon e Ragnarok, sono sicurissimo, certo. perché quelli sono giochi che faranno parlare di sé, perché sono enormi, perché sono già brand avviati da tempo sostanzialmente. Microsoft dovrebbe fare una mossa in tal senso, secondo me, dovrebbe cacciare fuori The Elder Scrolls 6, per dire, capito? Però Microsoft, se ti servono due buoni consulenti beta tester, noi ci siamo. Se sbatti sul piatto qualche centinaia di migliaia di euro, veniamo tranquillamente. Non ti preoccupare, non servono i miliardi. Ci accontentiamo. A noi bastano 12 ore da soli con un gioco Bethesda. Poi per il resto fai tu, noi ci pensiamo. Oggi pomeriggio ho giocato Oblivion, la mia prima partita a Oblivion, gioco del 2006. Sorprendente per essere un gioco del 2006. E l'ho buggato 3 volte. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Fateci sapere qua nei commenti cosa pensate di questa economica acquisizione di papà Microsoft. E fateci sapere se secondo voi dovremmo fare una colletta per rimborsarli e fargli mangiare qualcosina.